Facciamo il punto della situazione. Vediamo la cartina geografica della Federazione Russa, che è il paese più grande del mondo. La Russia ha 9 fuse d'orario. Vediamo. E occupa quasi la metà dell'Europa e un terzo dell'Asia. Ha 85 entità federali di diverso grado di autonomia, tra cui 22 repubbliche federali con la propria costituzione, 9 territori, 46 province e 4 entità autonome. Facciamo il punto di situazione in Ucraina. Passiamo all'Ucraina. Eccola. Nel febbraio 2014 fu eseguito il colpo di Stato a cura di gruppi ultra radicali nazionalisti di estrema destra, con il sostegno di comunità europea e gli Stati Uniti d'America. Il governo insediato onora gli onori i come eroi i collaboratori nazisti dell'epoca della Seconda Guerra Mondiale, vieta l'uso della lingua russa con la pena di fino a 5 anni di carcere. La Repubblica Autonoma di Crimea e le due province russofone di Donetsk e di Lugansk si oppongono a questo governo, richiedono la federalizzazione e ricevono il rifiuto. Quindi il Parlamento di Crimea proclama l'indipendenza dell'Ucraina e con il successivo referendum l'unione con la Russia. Donbass è un bacino minerario composto geograficamente da tre province: Donetsk, Lugansk e Rostov. Nella regione del Donbass ucraino la situazione si sviluppa in un altro modo, diverso dalla Crimea. Il governo manda l'esercito regolare e i battaglioni punitivi a sopprimere la volontà popolare. Dal 26 maggio 2014 anche con gli aerei ucraini che bombardano le proprie province e dei propri cittadini. E come se paragonato ad esempio alla situazione in Italia, direi che dobbiamo guardare la provincia di Alto Adige, a statuto speciale in considerazione di specifiche regioni storiche e geografiche, alla quale il governo italiano garantisce particolari forme di autonomia, visto che 2/3 di popolazione sono di madrelingua tedesca e non li bombarda soltanto perché vogliono parlare, oltre che in italiano, anche in tedesco. Nella situazione attuale, i bombardamenti ucraini della zona del Donetsk e di Lugansk proseguono in modo incessato, come ha monitorato l'OSCE stessa. Nella notte soltanto dal 18 al 19 febbraio sono stati sparati 500 colpi di artiglieria a danno della popolazione di due repubbliche. L'isteria mediatica occidentale da mesi decreta il Putin come che intende invadere l'Ucraina, ma per il quale motivo dovrebbe farlo, nessuno sa dirlo. Allora, il governo ucraino fino ad oggi prosegue nella sua ottavo anno della guerra al Donbass. L'Ucraina da subito ha tagliato alla popolazione del Donbass i mezzi di comunicazione, ritirato le banche, sospeso i pagamenti degli stipendi, delle pensioni, la fornitura dei viveri, delle medicine, bloccato fornitura del gas. Ha sospeso il rilascio della documentazione. In aiuto viene la Federazione Russa che manda più di 100 volte e camion con l'aiuto umanitario. E cosa ci fanno allora le basi militari americane
attorno al confine russo in Polonia, Ungheria, Bulgaria, Estonia, Lettonia e Lituania. Solo in Italia, a proposito, sono dislocate 113 basi militari statunitensi. I paesi della NATO avrebbero voluto mettere una propria base militare anche in Ucraina. Ma le due province orientali del Donbass sono in netta opposizione, quindi il territorio dell'Ucraina verrà usato dalle USA come la zona di lancio contro la Russia e la popolazione ucraina, nella sua propria intera guerra fraticida, come carne da macello. È palese che si sta cercando di provocare un conflitto armato incolpando la Russia, per stabilire come sanzione la chiusura del secondo ramo del gasdotto di fornitura diretta del gas russo in Europa. Pensiamo al rifiuto della comunità europea di un contratto a lungo termine con la Russia e a preferire i prezzi del mercato, attualmente a più di 1000 euro a barile, invece del contratto come ha stipulato il governo di Ungheria per 15 anni a 270 euro a barile. L'aumento delle bollette dei cittadini europei li paghiamo noi perché siamo noi. O forse ci sarà proposto di comprare il gas concentrato americano?